sono d'accordo, diciamo, con tutti quelli che sostengono, come hanno sempre fatto, che le primarie sono un grande spot, un elemento di richiamo. In questo caso lo saranno del Movimento 5 Stelle e del centrodestra, che in Liguria ovviamente Sì. hanno potuto godere di questo spot e mettono, Poi come Genova è la dire, città di Grillo, Genova è la quindi. città di Grillo, cioè questo è proprio un autogol clamoroso. Quindi Punto numero Renzi doveva due. intervenire in un altro modo, secondo Assolutamente sì. te? Punto numero due. Renzi non è che deve intervenire in un altro modo a prescindere, perché ci sono delle commissioni di garanzia. Se queste commissioni di garanzia stabiliscono che le primarie sono state regolari, il risultato si, diciamo, si valida. Ma se questa commissione di garanzia dice che in un tot di seggi non sono state 13. irregolari, 13 seggi, non si annullano i 13 seggi, si annulla con la competizione. Se noi Certo. scopriamo che il campionato di calcio di Serie A ci sono state tre partite truccate, e la squadra, diciamo, dei rossi o dei neri ha vinto il campionato con un margine di distacco ben oltre quelle partite, e si annulla tutto il campionato, mi sembra una questione, diciamo, di banale evidenza. E questo se, a prescindere ovviamente dalle inchieste della magistratura. Io dico che sulla base di quello che il Partito Democratico, con i suoi organismi interni, ha già deliberato, cioè Doveva l'annullamento, essere doveva annullato. essere annullata la competizione. Non è una questione di molto meno o molto più, perché tanto l'effetto negativo si era, diciamo, già concretizzato. Per quanto riguarda la figura di Cofferati, Può essere Tsipras italiano, non, può io non, non, non penso che possa essere lo Tsipras italiano, anche perché l'elemento di, io non sono un fan della rottamazione, ma l'elemento dirompente di una figura come Tsipras, è primo è l'età. l'età. E Cofferati invece ha già, diciamo, il meglio di sé, e, diciamo, l'ha già dato, non fosse altro perché ha guidato la prima organizzazione sindacale italiana, ha un posto nella storia di questo paese per le battaglie fatte all'inizio degli anni 2000. Però la figura di Cofferati, secondo me, non può essere associata, secondo me, al, fra virgolette, rosicone che ha perso e prova a portare via il pallone, anche perché Cofferati di partite nella sua vita ne ha perse abbastanza. Cioè, il congresso di Pesaro, Andrea Romano lo ricorderà meglio di me perché era lì vicino a quella storia, Cofferati era praticamente il candidato ombra di un pezzo, di un pezzo molto grande del partito, che non a caso veniva definito correntone per la sua ampiezza. Perse e rimase all'interno. Nel lungo braccio di ferro con i riformisti, all'epoca riformisti del PD, tra cui c'era Massimo D'Alema, I Bleriani, all'epoca all'epoca Bleriani. Bleriani, eccetera, eccetera. E Cofferati non vinse, diciamo, quella partita politica al di là del peso, eppure non ha mai Posso abbandonato chiedere, non si era gli mai però esteri. esposto in prima persona, il congresso di Pesaro che ricorderai, Sì, non aveva cioè, no, Cofferati ma mai dopo sì, sorpreso italiano? però Assolutamente, dopo, era mai stato, quando riempì, no, era mai quando stato, riempì le sì, no, piazze con certo, ma non si è animo mai Renzi, no, candidato, però non è una rimane sconfitta Renzi, La sconfitta politica di allora, secondo me, era È forse vero, non si più. candidò a quel No, era congresso, però era il punto Berlinguer di il candidato, era riferimento. Giovanni Berlinguer. Però, come dire, la Perché sconfitta fregato da politica di Veltroni. allora e la posta in palio allora, paradossalmente, con tutto il rispetto della Liguria, di chi governerà la Liguria, della regione Liguria, tutto quello che vogliamo, era molto più ampia allora. Allora si trattava di decidere i destini della sinistra, e Cofferati era una delle due parti in causa. Parte in causa che si è rivelata non solo perdente, ma che ha portato, come dire, il frutto dell'altra parte, da un PD a cui Cofferati stesso poi ha deciso di aderire. Quindi farlo passare per il rosicone mi sembra, diciamo, Vedo che Daniela Preziosi è d'accordo con Tommaso non Labate. consono alla.